Buongiorno signorina, ben sveglia. Stiamo facendo colazione? Ma che belle unghie che hai! Lunghissime! Mi hai fatto venire in mente proprio una cosa, lo sai? Che oggi faremo una challenge difficilissima! Cioè 24 ore con le unghie lunghe! Eh sì, cara. E oggi, Vanessa, visto che andremo a pranzo dalla nonna, dovrai riuscire a 1. Vestirti con le unghie, mettere il cappotto, la sciarpa, il cappello, Vabbè, pranzare con le unghie e quando torneremo, visto che devi finire anche di studiare, farai i compiti con le unghie. Sei contenta? Mi poi. Già non raccomando. riesco a prendere i biscotti. Pensate alla sciarpa, giubbotti, vestiti, la forchetta. Allenati! Devo Allenarti? allenarmi già qui. Allora, adesso io vado su, metto le unghie anche ad Anastasia e ci vediamo dopo appena hai finito di far colazione, perché dobbiamo anche andare a preparare dei dolcetti da portare alla nonna. E ci andrete con le unghie No, lunghe. vabbè, ma c'è la Ma gente. non mi interessa Ma no, ma niente! c'è la E gente. sarai tu a pagare in cassa, a prendere il dolcetto e a darlo alla cassiera. No, 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 A dopo, ciao! Uè, sveglia! Che c'è, mamma? Ti sei cambiata? Brava! Allora, Anastasia, c'è una sorpresa anche per te, cosa credi? Ma cosa pensavi di riuscire a scamparla? Anche tu oggi, insieme a tua sorella, dovrai riuscire a vivere 24 ore con le unghie lunghe! Fammi vedere le tue unghiette! Piccine, piccine, sono piccine, piccine con un po' di smalto. Ma guarda un po' qua cosa c'è. Guardate, anche qui ci sono un po' di glitter. Sì, a parte tutti i colori sulle tue dita, perché tu colori sempre. Ma sei curiosa? Vuoi vedere le unghie lunghe che ho scelto per te? La cuscina. Va bene. Pronta? Sì. Uno, due e tada! Che belle, tutte colorate con i colori dell'unicorno. Allora, apriamolo e mettiti tutte le unghiette. Non so come si apre. È stata velocissima. Non distruggere tutta la scatola, bisogna stirare. Dai. Ma distruggete sempre le scatole. Brava, sì, al contrario si solleva. Non so con le Ti aiuto. Guarda, solleva qui. Ok, sei riuscita ad aprirlo. Adesso devi scegliere le unghiette per le tue dita. Quella piccina, fammi vedere. Che bella, brava. E anche lunga, pensavo io che era corta. Tu pensavi che erano corte, invece sono lunghe. Eh sì. Mi poi. raccomando, Anastasia, non ti si devono staccare queste unghie, perché altrimenti perderai la sfida. E non le mangiare una cosa brutta. Oggi dovrete trascorrere tutta la giornata, quindi sarà tutto più difficile perché qualsiasi azione voi dobbiate compiere oggi lo farete con le unghie lunghe. Giusto? Sì. Vediamo un po' la prima mano. Mamma mia, sembri una sciura. Sembri una signora di 50 Mamma, anni. però io non voglio pagare, dai, per favore. Non voglio No, no. neanche comprare niente. E se c'è un mio compagno di classe, Non c'è un tuo compagno di classe? se E fa c'è, niente, ti vede non lo come. voglio Ok, non lo salutiamo. salutare. No, facciamo finta di non conoscerlo perché tu oggi non sei Anastasia la bambina di 5 anni, ma sei Anastasia la signora di 50 anni. Sì, con queste unghie lunghe. Lo saluto. Ok, signorina, adesso vediamo se con una mano, già con le unghie lunghe, riuscirai a mettere le altre unghie. Già questa è una sfida. Ah, brava. Ah, Fadia? Brava. Dai, ho messo un po' sotto. Fa niente. No, me la metti bene, Eh no, sei tu che devi riuscire a metterla con le unghie. ok, una l'ho messa. Hai visto? Non devi abbandonare. Vai. Indice, amore, scegli l'unghia per l'indice. Vediamo un po'. Ma che tecnica, ragazzi! Ma sei bravissima! Wow!
Ah, ti sei staccato quella del pollice? No, sto continuando a attaccarla. Si staccano e si attaccano? Sì. Attaccale bene. Guarda, guarda, guardate, guardate. Tac. Mazza. Un'altra messa. Siete proprio femmine, non c'è niente da fare. Guarda, guarda. E voilà. Oppa. Complimenti, signora Anastasia. Guarda come ho fatto a metterle. Secondo me come stai facendo tu? Guarda che sei brava, eh. O forse no. O forse no. Perché io mi sono svegliata senza unghie. Si è svegliata senza unghie. Anche tua sorella si è svegliata senza unghie. Solo che le ha messe subito dopo. E dai. Cosa? Niente. Signora Anastasia, non si arrenda. Proceda, proceda. Non mi arrendo. Nella vita non bisogna mai arrendersi. Se ti arrendi è finita. È finita, è finita, sì. Non avrai più alcuna possibilità di vincere. No, non ce la facciamo? No. Vuoi un aiutino? Sì. Non posso dartelo, mi dispiace. Ecco! Vediamo? Bravissima, hai visto? Dai, amore, manca solo il mignolo, dai! Voglio mettere ancora la cubanina. Ancora la cubanina. Come faccio a prendere? Ok? Non avevo dubbi. Ok, ma adesso, brava! Ma adesso come facciamo a metterci il giubbotto? Ecco, questo è un problema che scopriremo tra pochi minuti. Fammi vedere le mani. Vediamo? Stupenda! Benissimo, ma nel frattempo è arrivata Vanessa, Vanessa la strega. Perché Vanessa ha delle unghie come una strega. Che belle che siete. Allora, dobbiamo andarci a lavare i denti. Sei pronta? No. Mamma, mi prude. E grattati l'orecchio, non staccare l'unghia dentro l'orecchio. Qui. Allora, adesso tu ti devi andare su a pettinare, mentre Vanessa andrà a lavarsi i denti. Pronte? Come farà? Guardate. Come farai? Angelo e... strega. Strega. Chi vincerà? L'angioletto o la streghetta? Mamma, come farò a pettinarmi e mettermi giù botto le cappe? Non lo so, amore, lo scopriremo tra poco, ok? E anche le scarpe, brava, hai ragione. Dai, andiamo, che dobbiamo andare a comprare i dolcetti. Mi vorrei mettere anche il cerchietto. Anche quello, va bene. E come faccio? Prima ti pettini e poi metti il cerchietto, ok? Ok, guarda, ti vuoi dire che bella. C'è una streghetta nascosta. Andiamo a lavarci i denti, signori. Dai. Allora, Anastasia e Vanessa, facciamo una cosa. Aspetta, Anastasia. Ok, Anastasia, ti stai... ok. Allora puoi pettinarti, però secondo me dovresti metterti anche lo spray nei capelli. Devo metterlo? Ok, Vane, glielo vuoi mettere tu? Sì, questo. Prova, dai, vediamo se riesci. Ti devi anch'iami? Ma riesci benissimo. Come mai riesci a utilizzare le unghie lunghe meglio di me? Aspetta. Chiudi gli occhietti. Facciamo una cosa così, guarda. Prendiamo la... Mamma mia, che tecnica! Bene. Ok, adesso dobbiamo... Adesso si pettinava Anastasia. Vediamo un po'. Anche la frangia. Sì. Nessuna difficoltà con le unghie lunghe? No. Bene, a 5 anni. Fantastico. Poi mettiamo la mollettina. Adesso guarda, ti do una mollettina e la metti. Posso anche io pettinarmi i capelli. Con le unghie, vero? Sì, meglio di una spazzola, direi. Ok, prendiamo un pettinaccio. Vediamo l'acqua, se no si spreca. Brava, mettiamola subito in pratica. Vediamo un po'. L'hai messo? Sì. Non l'ho visto. Aspetta. Ah. Mamma. Brava. È una unghia. Cosa canta capello? Staccala. E come faccio? Ti aiuta Vanessa. Io non posso aiutarvi. Dove l'unghia? È partita l'unghia. È partita, dov'è? Cos'è successo? Dov'è l'unghia? Nei capelli, togli le mani. Abbiamo perso. Eccola, eccola. Dove? Lasciami. Ah, eccola, eccola. Abbiamo... Anche tu. Ti si sono impigliate. Oh, inizia. Anastasia, ferma.
ma iniziamo ad avere le prime difficoltà. Ecco, abbiamo trovato un'unghia nei capelli di Anastasia. Vabbè Anastasia, diciamo che non è colpa tua perché si è impigliata i capelli, altrimenti eri espulsa. Ma Vanessa te la rimette prontamente, però devi stare più attenta, eh? No, mi stavo pettinando. Appunto. Lo so. Ancora? Ti sei pigliata ancora? È perché... Togli la mano, dai, cioè... Oh, tira. No, ancora ti sei impigliata. Ani, siamo... È perché c'è la colla. Dai, dammi il ditino, te la metto io. Metti da sola? Ok, Vane. Io invece ho un capello di Anastasia nel mondo. Dopo lo togliamo. Dov'è? Ok ragazzi, abbiamo avuto un piccolissimo problema con l'unghia di Vanessa perché un capello di Anastasia le si era incollato all'interno e quindi per doverlo togliere abbiamo dovuto staccare l'unghia. Okay. Ok, dai, lava i denti. Brava. E tu? Stai togliendo i nodini dai tuoi capelli? Ce la fai? Ti sei impigliata ancora? Asciugati piano piano. Ok, anche tu ti devi pettinare. Anastasia, mollettina per Anastasia, gliela vuoi mettere? No! Cosa è successo? Ti si sono impigliati. Vuoi metterla tu ad Anastasia la mollettina? Sembra così per la mollettina. Infatti sarebbe più adatta a te questa. E poi per Halloween. Vabbè, però è una mollettina. No, ma non mettere solo, dammela. Ok, allora fagliela mettere da sola e tu ti pettini. Io mi canta. Vediamo Anastasia che mette la mollettina senza staccare le unghie dalle sue. Ok, brava, ma brava, adesso te ne cerco una, ma come sei bella, cuore. Un cuore unicorno, guardate, e là, sembri, mercoledì, bravissima Vanessa, natalizia. Abbiamo la mollettina Halloween e la mollettina natalizia per Anastasia, che angelo e tre gatti. Sì. Vediamo come l'hai aperta. Ma io volevo mettermi ciocchietto. Boh, bravissima. Cos'hai trovato? Una mollettina. Con la quale stai avendo delle difficoltà, giusto? Sì. E ti stavi per arrendere. Non è vero. La proverai io, Vale? Che te l'apro io? No. Come si apre questa mollettina? Bisogna schiacciare. L'hai visto che ce l'hai fatta? Vanessa? Sì. Fammi vedere, girati, guarda anche me. Mamma mia, che bella che sei. Ne vuoi un'altra di mollettina? Sei a posto così? Bene, bimbe. Allora, prima prova superata con qualche difficoltà. Mamma mia. Il profumo per miracolo non si è rotto. Meno male che è di plastica. No, è di plastica? Ma è di vetro, eh. No. No, è di vetro. No, guarda. E cosa guardo? È di vetro. È plastica. È di vetro, ti dico. Ti è andata bene che non si è rotto. Aspetta. Vabbè, era già caduto una volta. Ecco, facciamolo cadere tante volte. Basta. Perché è molto buono e molto forte questo profumo. E bimbe. No, non dobbiamo andare a dormire, ma dobbiamo andare a mettere le... No, scarpe. Scarpe. Guarda mamma, qua è andato il profumo ed è bagnato, qui non si può incollare. Cambiamola, ne abbiamo altre. Andiamo a cambiarla? Sì, sì, aspetta. Andiamo a sostituirla? Sì, che schifo. Andiamo a sostituirla. Ma io le ho messe. Non è vero. Dai bimbe, tu cosa stai facendo? Te le stai incollando per bene. Dai, mettete le scarpine, le stesse scarpine dello stesso colore. Devi sollevare la linguetta. Con il piede male. Sì, sì. L'importante è che riesci a mettere. Anastasia, le hai già messe? No, no. E le unghie ce le hai ancora attaccate? Hai perso un'unghia? Vanessa? Vabbè, allora facciamo così. Visto che prima Anastasia ne ha persa una in bagno, siete 1-1. Vediamo alla fine della giornata chi vincerà. E chi perderà. Se ci sarà un perdente. Perché poi magari invece arriverete pari. Ani, ma sei un... Ancora? No. Si è fatta male? È difficile? Volete le unghie lunghe? Non è vero. Tu hai perso l'unghia? No. Oh. Questa da 5 anni, bravissima.
Oh, che cattivo! Ma adesso cosa fai? No! Cosa? Mi sono toccato insieme! Due! Quindi ti si è staccata un'unghia? No! Sì, non sì. Mi si è staccata un'unghia! E ti si è attaccata all'altra, vuol dire che si è staccata dal dito? No! Quindi sei 2-1. Mi sta vincendo lei o io? Tu. Perché? Perché a te si è staccata l'unghia 2 volte, quindi stai perdendo. No, non è vero. Ti si è staccata l'unghia ancora? 2 pari? Sì, sì. No. Sì. Io sono 1. Sei a 2. No, io sono 1. Visto che io sono vecchia, tu sei a 2, anzi forse a 3. E te sei 0. Esatto. E poi sei da 100. Vai, dai. Posto? C'è un'unghia per terra. Aspetta, io l'ho messa. Ma dai, non è valido però. Da 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 da. Non tenere neanche da, porta da, da. Tu? No, non è vero, prima si è toccata un'unghia. 3-2. A 2. Ok, 3-2. Si arriva a 5, eh? Ok. Poi il perdente cosa farà? Dovrà mangiare una cosa schifosissima. Io lo so, la fruttina. Ma che fruttina? La fruttina è buona. Niente, poi penserò io, no, io a so. Quale combinazione l'insalata. Di cibi. L'insalata, ecco, per te l'insalata potrebbe essere una penitenza. Ragazze, andiamo a mettere il giubbotto. Invece che Vanessa può mangiare. Non lo so, dai, andiamo a mangiare. No, Vanessa può mangiare. Dei biscottini con salame. Il salame. Biscotti e salame per Vanessa, penitenza. E anche la bottiglietta. Va bene. Anastasia ogni tanto si addormenta, cade in catalessi. Allora, metti il giubbottino. Ok, vero. Ok, vabbè. Cade, ce l'ho fatta. Mi devo solamente abbracciare. Vediamo se ne passa uno, manco uno. Dai. Bravissima. Vanessa. Missione compiuta, mano destra, braccio destro. Proviamo col braccio sinistro. Ok, ce l'ho fatta. Sì. Ci sono tutte? Adesso ti devi allacciare. Visto che qua stai molto lì. Che bello questo giubbotto, ti sta benissimo. È come il mio. Su, dai! Ho anche su, 7. Su. Un goccetto d'acqua e si va. La vecchietta di 50 anni lavora sul computer. Con le unghie. Ma non ce la fa ad aprirlo. Eh no, si apre da davanti. Si apre da davanti. Da qua. Devi sollevare qua. Però è duro. Brava! Sì, sei proprio una vecchietta di 50 anni, sì. No, no. Vediamo. Ok, bimbe, dobbiamo andare, dai! Mamma, che la nonna ci sta aspettando. Ciao! Signorina! Abbiamo portato le unghie di ricambio nel caso in cui ne perdiamo qualcuna, eh? Dai, poi vai dietro però, dai, sali un attimo che usciamo dal cortile. Chiudi la porta. Chiudi la portiera, dai. Anastasia, adesso sarai tu con le tue unghiette a comprare i dolcetti, ok? Sì. Andiamo. Te lo ricordi? Anche Vanessa. Questo posto fantastico, siamo tornate. Guardate che Minions. Guardate che guarda anche lì. C'è Winx. E Winx. E anche lì, Sailor Moon. Come si chiamano? Quelle lì sotto. Qua Luca. E Luca. Abbiamo preso i pasticcini e adesso andate a pagarli, va bene? Prego. Yes. Mettete qui con le vostre unghiacce. Roba, ma che belle che sono. Hai visto? Ok ragazze, missione compiuta. Pasticcini presi, smalto preso e adesso si va a pranzo. Mi ha fatto rapire. Aperto tua sorella.